ripeto, mi sarei aspettato questa situazione qua, è la mia, è di parlare del mio contratto in una situazione diversa, non in questa situazione. Adesso uno può pensare quello che vuole, ne stiamo parlando, no? Stiamo valutando diverse cose, stiamo trattando, poi ancora non ho firmato, no, non posso dire assolutamente niente, però sicuramente abbiamo fatto passi in avanti sia uno sia da una parte che dall'altra, e non dovrebbe mancare tanto. Penso che da quando è che gioco a calcio non ho mai visto quello che è successo quest'anno, una squadra che perde almeno 10 punti gli ultimi due minuti di gara. Non so quanti punti abbiamo perso per dei rigori o per delle cose non viste. Noi prendiamo gol a Cagliari ingiustamente, perché è una rimessa che era nostra e l'hanno vista tutti. Si alza la panchina tutta quanta e si alza la panchina in piedi. Chi prende due giornate io? E c'ho l'Atalanta per stare in casa. Ma tu hai realmente detto qualcosa? Io non ho detto niente. Io solo ho avuto sicuramente un gesto di stizza, ce l'ho avuto, però non era nei confronti di nessuno. Io ho preso il gol, gli ho detto non sto giocando la vita, non sto giocando il campionato, se non mi posso neanche alzare dalla panchina a dire quello che poi ho detto, ma non ce l'avevo con nessuno, allora perché veramente ci siamo alzati tutti quando abbiamo preso il gol. Quindi ho preso due giornate, non lo so per quale motivo. Addirittura mi hanno detto che sul referto c'era scritto che l'ho minacciato, guardandolo minaccioso, io ero seduto un panchino, come ho fatto a guardare il quarto uomo che era a 20 metri da me. Quindi ho visto cose che non lo so spiegare sinceramente quest'anno. Però da adesso a dire che siamo dei successi, no, perché ancora mancano tante partite e può succedere di tutto. Quindi noi abbiamo il dovere di crederci. Poi tiriamo le somme di quello che è stato e si guarderà avanti in una categoria o nell'altra, però adesso dobbiamo per forza di cose guardare con ottimismo e cercare di salvarci. Poi